Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi presenterò la mia nuova mini moto. Ma partiamo con ordine. Prima di arrivare a prendere quella lì, potevo scegliere altre cose piuttosto che prendere una moto del genere, però adesso vi spiego tutte le varie problematiche che ci sono state e il motivo per il quale ho scelto appunto questa mini moto. La replica blata, o diciamo quello che ne rimane, quello che io vi voglio far capire è che se spendevo dei soldi tipo 200-300 euro su una mini moto replica blata, che è una cinesata, e tutto il rispetto per chi ce l'ha, tutto il rispetto per chi le modifica, magari un giorno potrò ricredermi, però per quello che ho visto io non ne valeva la pena spenderci su dei soldi. Così un giorno come altri mi guardo intorno, guardo i pezzi che mi sono rimasti della replica blata. E mi chiedo perché sto vendendo tutto se ancora non so cosa prendermi. Non avevo un'idea ben precisa di cosa prendermi, però, lasciando stare il casino che c'è per terra, la scelta giusta non era una replica blata. Così un giorno, scorrendo tra gli annunci di subito dal mio telefono, vedo questo annuncio: una GRC, una moto GRC con motore Pollini 6,2 cavalli vicino a casa mia, e non ho saputo resistere. Ho contattato subito il proprietario e mi ha mandato foto e video. Oggi finalmente ho preso una GRC. E nulla, vi lascio al video della presentazione. In questo video vi presenterò la mia nuova mini moto. Ecco perché non ho più le replica blata. Adesso vi faccio capire il perché e il motivo. Spero che mi possiate capire. Bensì, ho preso una GRC, anche prima. Ho preso una GRC, eccola qua. Spero che vi piaccia, più che altro deve piacere a me. Moto comunque questa Model C RX, ha il motore Pollini da 6,2 cavalli, raffreddata ad aria con il carburatore dell'Ord. Ha le gomme PMT Junior, mi sembra, e io ci andrò a mettere le PMT perché mi trovo bene con quelle. E perché sono le gomme che ho sempre usato, diciamo. E nulla, come possiamo vedere, è un ottimo inizio per, appunto, per iniziare, diciamo, ad andare in pista. È una buona mini moto, l'ho provata, va veramente forte, ma veramente non sono abituato a una potenza così alta, anche se ci sono mini moto di potenza molto ma molto maggiori a questa. Nulla, sono veramente impressionato e pian piano la renderemo, diciamo, mia. Le carene le vado a wrappare nere, prenderò la bomboletta wrap perché non voglio verniciarle, perché se un indomani, non lo so, la vendo, mi prendo qualcos'altro, non voglio che sia tutta di color nero. Poi queste carene qua sono carine, tutti, diciamo, gli sponsor, queste cose qua che sono attaccate sulle moto non c'entrano nulla con me. E nulla, video cortissimo per presentarvela. Ho dato anche poche informazioni. Anche l'ammortizzatore di sterzo, gas rapido, veramente un ottimo inizio. Un freno davanti che fa paura, è micidiale. E adesso facciamo una piccola accensione. E invece no, non farò l'accensione di questa mini moto. Fatemi vedere che vi interessa, che vi piace la nuova mini moto con un commento. E iscrivetevi, lasciate un like, è importantissimo condividere i video. E a breve uscirà il video dell'accensione, farò un video dedicato come ho fatto con l'altra mini moto. Ciao ciao!